Nodo che invece è stato sciolto dopo settimane di impasse e la nomina del nuovo commissario alla sanità in Calabria, scelta ricaduta su Guido Longo, ex prefetto di Vibo Valentia, una notizia che è stata ufficializzata proprio poco fa dal presidente del Consiglio Conte. Noi andiamo proprio lì davanti a Palazzo Chigi dove c'è Mario Franco Cao. Mario, allora abbiamo un nuovo commissario. Eh sì, un uomo delle istituzioni che ha già operato in Calabria, sempre in difesa della legalità. Questo è l'annuncio sui social network da parte del Presidente del Consiglio, del nuovo Commissario della Sanità calabrese, diciamo il Prefetto Guido Longo, scelto da un Consiglio dei Ministri convocato un po' a sorpresa nel pomeriggio, dopo le tante polemiche delle scorse settimane e dopo i tanti tentativi andati a vuoto. L'ultimo riguardava in giornata il coordinatore del CTS Agostino Miozzo. Longo dunque è un prefetto nato a Catania, ma è stato, come dicevamo, per lavoro in Calabria a lungo, è stato prefetto di Vibo Valentia e in Calabria anche poi come questore nel corso di una lunghissima carriera da super poliziotto che l'ha portato anche a dirigere le questure di Palermo e di Caserta, che l'ha visto protagonista di importantissime operazioni nella lotta alle mafie. Basti pensare a quelle che hanno portato alla cattura dei capi del clan dei Casalesi in Campania, come Michele Zagaria, Antonio Iovine o Francesco Schiavone, oppure in Sicilia Luca Bagarella, Francesco Mirta e Sebastiano Strange.